Ciao a tutte! Oggi nuovo video, parlo della mia esperienza con le treccine quelle afroamericane che ho fatto su questo lato della testa. Ora non le vedete più perché le ho già levate, le ho tolte ieri e ci tenevo a fare il video facendovi vedere sia come le toglievo, perdonatemi la tenda ogni tanto che svolazzerà, sia appunto il dopo, perché dopo il lavaggio ovviamente si vede se i capelli sono rovinati, come sono rimasti. Vi lascio il pezzetto di video in cui faccio vedere come sciolgo una treccina e poi ci rivediamo e vi dico la mia esperienza. Allora, io le ho fatte il 25 di agosto, le ho fatte da una ragazza a Foggia, quelle classiche ragazze di colore che passano con il cartello con tutte le foto delle treccine, insomma. Le ho fatte laterali, da questo lato qui, che prendevano praticamente questa sezione di capelli, fin qui, in questo modo, ed erano comunque quelle attaccate al capo. Mi ha chiesto 10 euro, una cifra comunque secondo me accettabile, e ci ha messo all'incirca 20-30 minuti per farle, erano 5 treccine. I capelli mi hanno si tirato un po' all'inizio, ma il dolore principale è stato di questa ragazza che praticamente sì, mi aveva spicciato un po' i capelli, ma i miei si annodano con una grande facilità. Quindi, piuttosto che spicciarli, ogni tanto tirava e strappava, ecco. Io credo che mi si siano strappati molti più capelli in questa maniera, piuttosto che quelli tirati proprio dalla treccina vera e propria. Quindi diciamo che l'esperienza non è stata molto traumatica. Non ho avuto quei mal di testa che ho sempre, di cui ho sempre sentito parlare. Ecco, forse perché ho fatto solo questa sezione di capelli, non so. Comunque sì, mi ha dato leggermente fastidio, non potevo toccarle, che mi facevano un pochino male per il primo giorno, ma poi assolutamente nulla. Io sono stata molto confortevole, le lavavo in tranquillità. Sì, certo, non sfregavo con le 2 dita e mezzo perché altrimenti sarei andata a levare tutti i capellini, quelli più piccoli, non mi sembrava il caso. Però me li lavavo delicatamente con acqua e shampoo tranquillamente. E mi sono durate quindi 12 giorni. Dopodiché purtroppo hanno iniziato a rompersi gli elasticini. Ecco, se io avessi trovato degli elasticini in giro, me li sarei rimessi e me li sarei tenute qualche altro giorno. Ma non li ho trovati da nessuna parte e quindi me ne sono dovute levare. Credo che la grande pecca di quella ragazza che mi ha fatto le treccine sia stata di avere questi elasticini un po' di scarsa qualità, che dopo 10 giorni hanno iniziato a spezzarsi e a diventare un po' collosi. I capelli erano visibilmente più cresciuti, quindi forse dopo 15-20 giorni comunque le avrei dovute togliere. Quando mi sono levate, vi ho fatto vedere anche nel video, non mi sono caduti, a mio avviso, secondo me, molti capelli. Nel senso, dobbiamo considerare che i capelli sono stati intrecciati, per 12 giorni nel mio caso, e che quindi la loro caduta normale non si è potuta verificare, perché appunto erano intrecciati, erano legati. E quindi io credo che i capelli che mi sono cascati sono quelli che normalmente mi sarebbero caduti se li avessi avuti sciolti. Solo che visti tutti insieme ci fanno sempre un po' effetto. Ma poi adesso c'è anche il cambio di stagione, veramente non mi sono caduti affatto molti capelli. Non ho nessun buco. Ecco, se vedete qui, li ho proprio io così, già da prima li avevo così. Non ho nessun buco, i capelli li ho lavati, sono normalissimi. Una cosa che io ho riscontrato è che mentre avevo sulle treccine mi si era formata un po' di forfora, o meglio, la cute si era un po' seccata e si stava un po' squamando. Io ho rimediato a questo applicando un po' di olio e un po' di gel d'aloe vera, che comunque non dava a vedersi perché lo applicavo solo sulla cute tra una treccina e l'altra. Però non so se questo è un problema della mia cute che è eccessivamente sensibile o si verifica a tutte, questo non so dirvelo, vi dico un po' come cosa è capitato a me. In più, qui all'attaccatura dei capelli avevo dei puntini bianchi che all'inizio io dicevo bah, sarà forfora. Allora mi lavavo, mi rilavavo e non andavano via. Alla fine ho capito che erano i bulbi dei capelli che si erano staccati e però ovviamente rimanevano incastrati nella treccina, non potevano cascare e quindi avevo questi bulbi dei capelli in evidenza che insomma si vedevano e sembravano forfora. È un problema a cui si può passare sopra perché veramente sono minuscoli, sono io che sono un po'
fissata. La mia esperienza comunque è stata positiva, mi mancano già, ma mi piacevano un sacco. Vorrei andarmeli a rifare prima che viene la brutta stagione, in realtà. Vorrei andarmeli a rifare in un negozio che le fa, perché nella zona di Termini qui a Roma ce ne sono molti di negozi, solo che non sapendo a chi affidarmi, perché ovviamente non li conosco, non so di nessuna che c'è andata, sono un po' titubante. Però comunque l'anno prossimo le rifarò sicuro, nel senso mi sono piaciute molto, erano pratiche, mi toglievano tutto questo ciuffo da davanti quando ero al mare o comunque nei giorni più caldi. Mi sono veramente piaciute un sacco, le rifarei perché i capelli che si spezzano, i capelli che si rovinano sono sostanzialmente quelli che si possono strappare nel fare le treccine e quelli che si spezzano un po' quando andiamo a levare l'elastico, perché io l'elastico l'ho provato sia a trascinare via, come ho fatto vedere nel video, sia dopo a tagliarlo, ma comunque un po' di capelli mi rimanevano appiccicati sopra e si spezzavano, ma veramente una quantità di 4-5 capelli a treccina che secondo me ci si può passare sopra se insomma ci piace questa acconciatura. Quindi la mia esperienza è stata positiva. Io spero questo video possa essere di aiuto a qualcuna, perché su YouTube ho un po' guardato prima di farmi le treccine, ma non ho trovato molti video a riguardo, quindi spero che possa essere di aiuto a qualcuna che è indecisa. E nulla, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!